A te Marca Dozzina, scusa che facciamo la scena, ma io sono, arrivo qua con la carrozzina e sono seduto. Devo, con la carrozzina sono così, devo arrivare alla maniglia, aprire, mi lo dice uno che c'ho la carrozzina qua, come faccio poi a far passare la porta e a far entrare la carrozzina? Qualcuno me lo deve spiegare. Seduto in carrozzina, mi porto davanti. E come faccio a passare con la carrozzina? Vieni a marcia indietro, vieni a marcia indietro. La carrozzina rimane qua. E quindi questa porta che non c'era, che le hanno messe nuove, avete visto lo schifo che forse serviva altro, hanno messo delle porte inutili, anzi complicate, e forse non danno neanche una mano ai portatori di handicap, anzi gli impediscono di accedere agli alloggi. Prima c'era la porta che si apriva in piedi. Dopo mettiamo il cartello quando dovete tirare via la roba di dentro. Ma che se devo fare? Non lo so, ma devo fare? Sì, no, ma devono cambiarlo tutto. Ah, devono cambiare le cose. Sì, sì, anche. Guarda il mio piede. Ma non solo, ma qui sopra non hanno fatto il lavoro, non è finito. E oggi sono venuta a farmi vedere da voi. Ma la struttura è già sganciata. Si poteva creare qualcosa di io, scusa. Sì. Vedi? Ma qui non c'è portineria, non c'è niente. L'hanno incluso nella rete di cantiere il motore. Vicino. Ecco. Oh, e di qua si apre il porto. Guarda che bello. Ah, una scala. E qui ci hanno messo la porta anche qua. E anche qua c'è tutto il bel film. Qua. Guarda, però questa la tengono sempre aperta. Guarda, guarda che fine. Ma questa porta che serve? Ma non lo so, guarda. Non ho paura. Aspetta, aspetta, amore. La struttura immaginata non era, non è negativa. No. Ma pensa che sopra da me non ci abitano da una vita. Io non vorrei che magari si è allagato su e mi viene tutta quell'acqua dentro. Allora, secondo me entra l'acqua lì e poi arriva da lei. Prego, prego. Yeah. Ciao. Ciao. E che
gente, questa confusione in questa casa. Ma non dirò, guarda. Entra così. Va bene. Ok. Cioè, con la paura che se arriva la corrente qua... No, ma questo è il problema, è la questione tutti, dell'elettricità. Questo è il problema principale. Fate. Pinga per aprire con la spalletta. Ok. Madonna, guarda, e qui cosa è successo? Non lo so, una sparatoria. Ah, ma qui c'è l'appartamento qua dentro. Hanno messo le lampade ovunque e tutto così. Perché hanno messo le lampade e il lavoro non l'hanno finito. Adesso appena si gira di qua Piero. Cioè una casa che qua è appadronata, almeno se mettono a posto. E certo. Se la mettono a posto, magari tu la segni. Certo. Invece va, ecco cosa può succedere. Questo è, e poi c'è la porta che hanno tolto a terra. Postati che così devi prendere la porta. Se si può. Le faccio vedere quello che stava prima non è andato a mettere perché sì. Per non far sentire no, sennò poi l'acqua va di sotto e poi dopo e si ammalò il pavimento, salta tutto e c'è ancora più danno e certo le faccio vedere cosa c'era prima quando tornano a finire i lavori quando le hanno detto quando sono venuti a iniziare e quando ma dove? Non è venuto nessuno. Ma qui gli ha detto mi hanno tolto il lampadario. Sì, perché è lavorare. Sì. Erano sotto le 5, sì. Sì. Ma c'è la luce. Sì. Era io all'improvviso entro da casa e però sì. Arrivo già i secchi per terra. Sì. Questa cosa qua. Sì. Sto facendo questo da settembre. 3 giorni fa. Sì. Sono venuta a lavorare. Come ho acceso la luce? Qua. Certo. Con le mani in mano. Qua. Sì, è saltata la luce. Da accendere qua, sì, no? Hai preso la corrente? Boom! Lo scatto che io poi... Certo. Proprio nel braccio mi sono sentito questa certo. Cosa. Poi non l'avevo visto per terra. E ieri me l'ha messo questo dentro mio marito. Sì. Avevo i tappeti. Tutti in bocca. Il cane tagliava. L'acqua fin qua. Sì. Pioveva di brutto, oh. Di rotto. Sì. Che cavolo devo fare? Ma non sapevo cosa fare. Sì. Chiamò, disse, guardi che io qua sono al buio adesso, ve l'ho detto già l'altro ieri, non venite a vedere, sono nei casini. Mi ha venuti brutto. Loro, sì signora, ma adesso sta piovendo, come facciamo? E gli scappo il telefono in faccia, faccio del diavolo. Sta piovendo, e che devo fare? Prende, chiama i vigili del fuoco, sì. Che la parte. Mi fa, signora, vengono subito. Quindi i vigili arrivano? Sì, arrivarono i vigili e andarono a vedere loro su. Sì. Disse, no signora, c'è una pozzanca proprio, tutto il lato su, c'è proprio una pozzanca, c'è un lato sotto. Disse, come devo fare? Bene, meno male non è andata a quel di sotto. Disse, signora, ti chiamo via. Quindi sono venuti i pompieri e vi hanno tirato via il lampadario. No, non sono... Fa, signora, non si preoccupa, e chiamarono subito prima della lei. E beh, ci credo se li chiama i pompieri. I pompieri chiamano proprio. Sì, i pompieri hanno chiamato l'area sì. Per farlo venire d'urgenza. Sì. Quando sono venuti, sì. Hanno mandato l'elettricista. Sì. E hanno tirato via il lampadario. Mandarono un duello, un tendone grosso. Disse, no, adesso piove, dobbiamo mettere solo sto tendone. Però dopo poi facciamo riferimento e diciamo che comunque si deve lavorare sopra. È un casino sopra. Signora. Adesso andiamo a vedere. Da, sì, cioè che come faccio? Fa, signora, adesso mettiamo questo tendone per riparare un po'. Poi quando escono i giorni belli, facciamo i lavori e devo stare così. Poi loro disse domani mattina facciamo il geometra a casa, così lo facciamo vedere. È venuto il geometra? No, aspetta ancora.
hanno tolto delle pietre di là per mettere sopra. Mi prendi la porta aperta qua. E quello è il tetto della signora. Adesso vediamo, lo dipendono di qua. Vedo di qua, forse ce l'ha, ecco, no, quello è il tetto della signora. Abbandonato qui sul tetto, sì. Sono qua, sopra il sono sopra il terrazzo. Questo è invece un abbandono di siamo arrivati che è finito là. No, ma questi sono stati loro stessi. Per entrare, non si spiega, probabilmente.